Ciao ragazzi, buon anno da Elena dell'Informa Giovani. Vi leggo le iniziative per il mese di gennaio. Effetto Larsen, 6 aperitivi a tema in diretta web radio dall'Informa Giovani. Share Radio e il network di web radio comunitari I Have a Stream propongono una serie di aperitivi radiofonici presso l'Informa Giovani di Via Dogana 2. Durante le serate radiofoniche saranno invitati a partecipare i protagonisti di Me Generation, il progetto nato per ridefinire le politiche giovanili milanesi con il cofinanziamento di Regione Lombardia. La diretta sarà accompagnata dalla presenza di ospiti, associazioni, gruppi informali, progetti, rappresentanti politici, cittadini. Da una performance musicale dal vivo e dall'interazione diretta con il pubblico. Migranti e seconde generazioni è il tema della seconda puntata di mercoledì 29 gennaio dalle ore 17:30 alle ore 18:30. La trasmissione si può ascoltare sul sito di Share Radio o con l'applicazione TuneIn da smartphone e tablet. Milano per lo spettacolo, teatro, stagione 2013-2014, 58 spettacoli ad invito per chi non sempre va a teatro, a cura dell'Ufficio Teatro e Danza. Da mercoledì 8 gennaio dalle ore 15 sono in distribuzione all'Informa Giovani gli inviti per quattro spettacoli: L'uomo, la bestia e la virtù presso il Teatro Sala Fontana, Italiani anni 10, Teatro Ringhiera, Morte di un commesso viaggiatore, Teatro Elfo Puccini, Preferirei dire di no, Teatro Arsenale. Da mercoledì 15 gennaio dalle ore 15 sono invece in distribuzione all'Informa Giovani gli inviti per cinque spettacoli: I giorni fragili di Adamo ed Eva, Teatro I. Il pifferaio magico, Atelier Carlo Colla e figli, Fuori misura, Teatro Leonardo da Vinci, La coscienza di Zeno, Teatro Carcano, La scala è mobile, Barclays Teatro Nazionale. Infine, da martedì 28 gennaio dalle ore 15 sono in distribuzione gli inviti per questi spettacoli: Celestina, Piccolo Teatro Streller, Rituality 3.0, Teatro dell'Arte, La scala è mobile, Barclays Teatro Nazionale. Liberamente ispirato all'Affair Moro, Teatro Franco Parenti, Coltelli nelle galline, Teatro Litta. Per tutte le informazioni sugli orari, vedi il sito. L'Arte di Strada Milano. Vuoi prenotare degli spazi dove esibirti? Con Strada Aperta puoi farlo. Iscrizioni online dal sito milano.stradaaperta.it oppure presso lo sportello Artisti di Strada, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 16. Volontariato internazionale in Africa, in Nigeria con i bambini. Se vuoi partire per un progetto già approvato di 5 mesi del Servizio Volontario Europeo in un centro in Nigeria che accoglie bambini e aiuta piccoli che vivono in strada in situazioni di bisogno, puoi candidarti inviando il tuo curriculum con foto e lettera di motivazione in inglese entro il 10 di gennaio. Respirare parole. Il Comune di Milano promuove il concorso letterario Respirare parole in collaborazione con l'associazione culturale Letteratura Rinnovabile. Invita a raccontare la città del futuro, una Milano capace di tracciare nuove strade, sprigionare nuove energie nella realtà e nell'immaginazione. Si concorre inviando un racconto inedito in lingua italiana. La scadenza è il 10 gennaio 2014. Bando Light Up 2014 è un progetto triennale di promozione del volontariato rivolto alle giovani generazioni che vuole coinvolgere i giovani stessi, le associazioni di volontariato, le scuole superiori, le università e le reti che operano in contesti giovanili. Il progetto prevede anche l'organizzazione di eventi con le realtà associative giovanili, già costituite o informali, sul tema Giovani volontari promuovono il volontariato tra i giovani. Scadenza 16 gennaio 2014 entro le ore 12. Stai cercando una sede dove realizzare un progetto culturale con la tua associazione? Ti segnaliamo i seguenti bandi. Concessione ad uso gratuito di una porzione dell'immobile in via di San Colombano 8 a enti senza fini di lucro a fronte della presentazione di una proposta progettuale di utilizzo. Scadenza 8 gennaio entro le ore 12. Concessione ad uso gratuito di un immobile in Viale Jenner 44 per la realizzazione di un progetto culturale, sociale o educativo. Scadenza 31 gennaio 2014. I bandi li trovi nella sezione bandi del Comune di Milano. Per ora è tutto, ci rivediamo per le notizie del mese di febbraio. Ciao!